chiamo Charlotte. Da dove viene? Da Congo. Da quanto tempo è qua in Italia? 6 anni. Come si trova? Abbastanza. Lei è la prima volta che viene qui alla parrocchia? Tanti volte, no, prima. Io sempre, una settimana una volta. E perché viene qui? Perché motivo, io non c'è lavoro, io c'è 2 bambini, e come fare per vivere adesso? E qui che cosa prende, che cosa che le danno queste signore? Tanti, qualche cosa di mangiare, anche vestiti. Vestiti per i bambini? Per bambini, per me. Lei è qua da sola? Sì. Non ha il marito qui con lei? No, io divorziato. E quindi deve occuparsi da sola dei bambini? Sì. Di quanti anni hanno i suoi bambini? 1 10, 1 5 anni. La solidarietà non ha un nome, ma molti volti. Si fa silenziosa e ascolta, cerca aiuto. Nella diocesi di Concordia Pordenone sono moltissime le opere di misericordia che conservano un'attualità sorprendente anche nel tempo della globalizzazione. Siamo andati a visitare la parrocchia di San Giorgio, situata nel centro di Pordenone. Qui la solidarietà prende il volto di molte volontarie, donne non più giovani, che 2 volte a settimana distribuiscono viveri e vestiti a chi è in difficoltà, a chi è senza lavoro, a chi è solo e marginato. In tanti arrivano, ad accoglierli c'è sempre Maria Basaglia, che di essere chiamata volontaria non ne vuole proprio sapere. Schiva e silenziosa, Maria da anni presta il suo servizio, donando tempo e amore a chi le chiede aiuto. Il mio battesimo, in questo momento della mia storia personale e della storia locale, facendo qualche cosa che mi sembra abbastanza importante. E che cosa fa, signora Maria? Ascolto le persone, ascolto i loro bisogni, cerco di dare qualche consiglio e poi di dare quel poco che noi possiamo per mangiare e per vestire. Gli emigrati cambiano, ce ne sono di quelli che vengono qui da 3 anni a questa parte, altri invece sono spariti, ne sono venuti di nuovi. Avevamo tanti indiani 1 anno fa, 2 anni fa, adesso ne abbiamo uno solo di indiano, per esempio. E invece il Ghana è sempre in aumento, il Ghana e la Romania. C'è anche qualche italiano? Italiani pochi. La maggior parte delle persone che si rivolgono qua, sia stranieri che italiani, sono giovani o sono persone anziane? Giovani. Figli? Giovani con figli. Chi ne ha anche 5-6 figli? Distribuite vestiti e viveri. Vestiti, viveri, cancelleria per i bambini della scuola, a seconda dei bisogni delle gente. Signora Francesca, da quanto tempo presta qua a servizio? Quindi è circa 2 anni, 1 anno e mezzo, 2, quando io sono andata in pensione ho sentito che qui c'era bisogno, abitavo qui a Pordenone e allora sono venuta volentieri a fare un servizio perché sapevo anche che c'erano tanti immigrati e non c'era solo la signora lì che anche lei è tanto tempo che lo fa. Ecco, siamo rimasti solo mezz'oretta ma abbiamo visto diverse persone passare. È un via vai continuo, veramente, la maggior parte del Ghana, direi, proprio molti del Ghana, alcuni del Congo, ci sono veramente tante nazionalità, io adesso non saprei dire quante sono, ma sono proprio tante. Ecco, sono 2 giorni la settimana, martedì e venerdì,
ed è un afflusso continuo fino alla sera alle 6, qualche volta anche più tardi. Abbiamo dato un orario, ma ci non sempre riescono a rispettarlo, ecco. Noi qui facciamo tutto quello che possiamo, però il limite dello spazio è importante, perché si vorrebbe anche ricevere la gente, sentirle un po' di più, ascoltare i bisogni che hanno. E invece tante volte dobbiamo limitarci a darle quello che hanno bisogno così velocemente, perché sono tanti e lo spazio è quello che è, insomma. Anche tanti giovani? Direi la maggior parte giovani, sì. E non riescono a trovare lavoro? Non trovano lavoro. E io ho cercato di... secondo le mie possibilità ho tirato giù da internet tutte le aziende agricole che ci sono nella provincia di Pordenone. Poi, siccome io ho lavorato tanto nella zona di Caorle, conoscevo tanti ambienti là, ho preso il nome di tanti ristoranti e alberghi che c'erano per mandargli qualcuno, per esempio nel periodo estivo loro incominciano ad assumere le persone, anche straniere, così da gennaio a febbraio. In gennaio e febbraio ho cercato di fare questo lavoro per vedere se, però non se ne trova, ecco. Qualcuno l'ha trovato, sia qui in qualche azienda agricola, magari li assumono per modo di dire, li prendono a ore. È così, insomma, questo però il bisogno è tanto. Per me è meglio io trovare lavoro. Adesso io ho trovato lavoro, non c'è problema per me. Perché io vieni qua a prendere questo mangiare, non è aiutare la mia vita, non è... Questo mangiare non è aiutare la mia vita, è poco. O io trovare, è meglio io trovare lavoro. Lavoro è importante per me. Lavori qualche giorno, dov'è che hai trovato lavoro questi giorni? Cordano nel campo. Lavori stagionali nei campi? Sì. Hai una famiglia qui? Ho un fratello. Che a casa anche lui non lavora. Da dove vengono questi vestiti, questi viveri? Quindi io devo dire che io vengo da Udine, sono sempre stata a Udine, però forse non ho mai avuto l'occasione là di incontrarmi con questo tipo di persone, perché io lavoravo con i bambini handicappati, era tutto un altro ambiente. E qui ho trovato molta generosità di questi parrocchiani di questa zona qua, sia per quanto riguarda gli alimenti che mandano, sia per vestiti da bambini, da adulti. Ecco, ho visto con stupore subito appena arrivata qui questa generosità della gente che ogni mese porta... probabilmente un accordo così con la parrocchia, ecco, per me è stata una cosa nuova. Però ho apprezzato molto e ho capito che è gente generosa qua.